Ciao e benvenuto a un nuovo video. Se mi vedete vestita come nel video precedente, sì, è inutile mentirvi, li sto registrando nello stesso giorno, ma è calendario dell'avvento di Sephora, quello classico, quindi holiday vibes da 24 caselle e devo ottimizzare i tempi e ve ne voglio mostrare tanti, quindi ottimizziamo. Allora, prima di iniziare a spacchettare questo calendario, se vi siete persi il video precedente, riassunto brevissimo, nell'info box trovate la playlist con tutti i calendari dell'avvento spacchettati anche l'anno scorso, perché tantissimi sono molto simili, quasi identici, se non proprio identici, a quelli dell'anno scorso, quindi è inutile che li riapro anche quest'anno, ci sarebbero gli stessi prodotti. Quindi se vi può interessare quel calendario, andate a vedere il video dell'anno scorso, perché tranne uno, due prodotti delle edizioni limitate sono davvero identici, a meno che non ve lo dica io. Questo è quello classico di Sephora, quindi Sephora Collection, che viene €39,99, ma io l'ho preso, e state attenti anche voi perché ci saranno tantissimi sconti da qua a breve, c'era un weekend con lo sconto del 20% su tutti i prodotti della linea Sephora Collection, che normalmente non sono mai scontabili, e quindi conveniva. Ebbene sì. Dunque, non voglio spoilerarmi niente, anche perché non ho letto che cosa c'è, ed ho visto che c'è anche quello dei prodotti non di Sephora Collection, ma venduti nello store di Sephora, quindi marchi prestigiosi, ma è caro, €130. Questo mi sembra quello più classico, carino da spacchettare, e lo facciamo assieme. Prima di iniziare, poi davvero lo iniziamo ad aprire, qui sotto adesso c'è il conteggio dei minuti, dove potete andare direttamente, in modo da non spoilerarvi nessun prodotto, ma ve ne parlo senza mostrarvi niente, quindi per fare un recap veloce, e potete decidere se per voi vale la pena o no di sceglierlo, senza però farvi lo spoiler. E adesso, se non volete lo spoiler, smettete di guardare e andate al minutaggio, perché noi iniziamo ad aprirlo. Allora, ha dei colori sempre stupendi, è fatto così, a caselline, tutte caselline divise, quindi non ci si può dimenticare di aprirne una, che vista la mia memoria da criceto, senza offendere i criceti, è il caso. Iniziamo con l'uno, che è piccina ma tanto carina. Non ho capito perché ha questo pallino. Ah, ce l'hanno tutti. Per appenderla, apriamo. Allora, se non volete spoiler, non leggete i lati, perché in francese e in inglese c'è scritto che cosa contiene. Smalto per unghie, iniziamo bene, da mini smalto per unghie, perché so che c'è scritto, ma è qui, no. Però è delizioso, rosso, natalizio, carino, ci piace, e mettiamo le caselline. Allora, poi vedete qualcosa voi? Volete che la metto così? Ma così mi frana tutto. Andiamo più veloci, se no questo video sarà immenso, e andiamo alla 2, che è più grande. Non me lo voglio spoilerare. Grazie, grazie, grazie. Voi non potete capire, forse. Sono le maschere in stick, queste al bambù da 25 grammi, me ne avevano mandata una blu tempo fa. Queste sono maschere in stick da 5 minuti. Si applicano sul viso, sono comodissime, 5 minuti e si rimuove. Allora, questa è il bambù mattificante e la devo provare. Si rimuove facilmente, è un full size, ve lo dico subito. E davvero funzionano, cioè funzionano benissimo in soli 5 minuti, quindi intanto l'applico alla sera, poi mi lavo i denti e il resto, poi la tolgo, comodissima, e sono sempre esaurite, ed sia in negozio sia ed è sul sito, quindi grazie, contentissima, con quella già contentissima. Andiamo alla 3,
Allora, io non voglio fare polemica assolutamente, ma non è un calendario grosso, ma non trovo i numeri. In tutti questi colori, vedete? Mi perdo i numeri, vediamo. Iniziamo con gli extra, ma è un extra carino perché è una molletta per capelli fatta proprio a clip classica, ma con i brillantini. Non si mette così, lo so. Quattro. Io i colori li adoro. Queste sono carinissime, ci sono un po' tutti gli anni e sempre le stesse profumazioni. È una tavoletta effervescente da vasca, full size, al Manoi. Credo che il Manoi, tutti gli anni c'è questa tavoletta effervescente, quindi credo che il Manoi, la tavoletta effervescente, proprio non vada. Però io invece la uso, quindi ok. E 5, eccola. Acqua micellare struccante, travel size da 25 ml, che sinceramente, vediamo l'applicatore, non conoscevo, cioè non ho mai provato l'acqua micellare con zinco, quindi è della linea Nature, 90% di ingredienti d'origine naturale, mai provata, ma curiosa di provarla. 6, sì lo so, sto accelerando. Se no vengono video eterni. Leggerissima, leggerissima ma interessante, perché è il 1-1, è il patch per il naso per i punti neri. Da provare, da provare. Patch per punti neri, me ne sapete consigliare? Io questi neri li amo, ma non di questo marchio, perché il Sephora non li ho mai provati. Io li prendo su Wish o su Shein. Io li prendo lì, quelli cinesi secondo me sono i migliori e rimuovono tutto. Quelli fatti proprio neri. Di recente ho riprovato a prendere quelli di Nivea, ma non mi piacciono. Prima, secondo me, perché ce n'erano pochi, erano wow. Adesso vedo che tolgono poco, o hanno cambiato la formula, oppure quelli neri sono i migliori. Questo ve lo proverò e vi dico di sicuro. Siamo alla 7. Piccina. Piccina, ma forse interessante. Sono colorful paillette, quindi glitter. Faccio vedere anche a voi. Così, che credo che sia un full size. Girl Talk, 1,2 grammi. Ok. Glitter compatti. Glitter. Effettivamente la texture dà molto di glitter, perché si sentono un po'... Però molto discreti, mi piacciono, soprattutto magari nell'angolo interno. Ed è... Ci sta, ci sta. 8. Bomba da bagno e fiori di cotone. Credo che assieme a quella Monoi tutti gli anni ce la ripropinano. Però effettivamente si sciacquano. Si sciolgono bene, lasciano una buona profumazione, perché no? 9. Quando non so cosa dire di un prodotto, perché no? 9. Cos'è questa cosa? Ah, un crunchy per capelli in vellutino. Per me è delizioso. Il fiocchetto sembra che faccia le orecchiette. Un extra, ok, che ci può stare o no, ma comunque in velluto. 10. Una mini 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 matita per occhi, crayon mini,
e Pencil to Go, volevo dirvi la 0,7. La matita nera ci sta tutte le volte. È nera. Niente da ridire, è nera. Non voglio macchiarlo. E 11. Io non ho capito cos'è questo. In tutti c'è questo. Cosa c'è qui? Anche questa ci piace. Maschera viso al cocco. Anche queste sono davvero molto buone. Nutriente e lisciante. Full size. Sono valide, quelle del loro marchio a mio avviso sono valide, molto imbevute, quindi volendo si può dopo 5 minuti lasciarla di più sul viso oppure conservare il liquido all'interno per un'altra applicazione o applicarla come crema, come siero, valida, a mio avviso valida. A che numero siamo? 12? Micro specchietto, però con i colori che riprende i colori del calendario. Sì, un pochino più grande magari, un pochino più grande ci stava. Sono cadute le caselline vuote. Un pochino più grande l'hai preferito. Non mi piace questa casellina. 13. Casella numero 13, rifamici tu. Sempre molto apprezzate invece queste, non tanto per anche se funzionano, ma io qua la postazione make-up dove registro mi servono sempre. Salviette struccanti al cocco, viso e occhi, confezione da 10. Sempre molto molto apprezzate. 14. Mini size 10 ml di crema idratante giorno con il 96% degli ingredienti di origine naturale. Allora, 10 ml non è il campione perché il campione è 5 ml, il doppio di un campione, quindi una travel size che effettivamente preferisco piuttosto che al 5 ml, che è un po' una presa in giro. 15. Siamo molto mini, ma c'è anche una mini limetta per unghie. Immancabile in cartone, però di questa dimensione va bene da borsetta. Tutto mini. 16. Sì. Indovinate cosa devo dire? Mini matita rossa per le labbra. Di un bel rosso, comunque anche bella morbida e scrivente, mi piace. 17. ml. Gommage esfoliante viso, 97% di ingredienti di origine naturale. Ok, ci sta. Una formulina da viaggio. Ci sta. 18, pesante. E se è pesante, ci deve essere il mini smalto nude in questo caso. Siamo alla 18, quindi 19. Maschera per gli occhi al melograno. Defaticante anti-occhiaia, quindi patch. Credo che siano i patch. Però è un full size. Quindi viso, naso, occhi, c'è tutto. E ora andiamo alla 20. Ah, giusto, ci mancava quello
trasparente, base e fissante. 21. Confido in voi, ragazze. Voglio... che non sono... Mi piace, soprattutto alcuni prodotti. Soprattutto alcuni prodotti mi piace. Tutto un po' mini. E con un po' troppi extra. Ecco, il 21... un'altra molletta la potevamo evitare. Lo smalto glitter forse era meglio. Un'altra molletta nei toni del nude marmorizzato. A mio avviso la potevamo evitare. Il 21 o la mettete un pochino prima, ma ok. 22. Alla faccia del confido in voi. Cos'è? Un ombretto matte My Dear Nude da 1,2 grammi, questo. Proprio nude, che però ci sta bene perché nude, scusate. Noi prendiamo il nude e lo mettiamo qui. Se sopra ci mettiamo i glitter, come viene? Perché a qualcosa dovranno servire questi glitter, l'avranno pensata. Viene un nude luminoso. Andiamo avanti! Ventitré. Davvero? Cioè, voi il 23 di dicembre mi mettete un pop socket, quelli ad anello per cellulare, che io non uso neanche. Bello perché è nello stesso stile dello specchietto e di tutto il calendario, ma il 23? 24. Confido in te, 24. Allora, full size sicuramente. Full size sicuramente. Rouge volussante, quindi no transfer. Colore... ok, è un nude. Bello. Bello. Piuttosto che il classico rosso, molto bello. Poi questi sono molto validi con i prodotti. Bello. Allora... togliamo perché non devo fare spoiler. Considerazioni finali di questo calendario. È il calendario delle tutti i prodotti della linea Sephora Collection. Non ci sono edizioni limitate. Vedo che sono proprio tutti i prodotti che sono tranquillamente reperibili in negozio. Buono il fatto che le... allora, intanto ci sono tanti i mini che vi dico io, non sono gli omaggi, che sono la confezione omaggio, sono i travel size, che è già diverso, che ci sta, non sopporto quelle tipo confezioni omaggio, ma il travel size è già diverso e ci sta. Alcuni prodotti sono stata molto felice di trovarli qui dentro, altri non li conosco e li voglio provare. Un po' troppi extra, alcuni carini, alcuni comodi, alcuni scontati, perché ci sono in tutti i calendari. Ecco, effettivamente è uno di quei calendari che non avevo mai aperto qui con voi e quindi
ci sta da aprire con voi una volta. Sicuramente l'anno prossimo sarà molto simile. Ed se l'avete aperto l'anno scorso, a meno che non siate una grande amante dei prodotti di Sephora Collection, di questo tipo di prodotti, li troverete anche quest'anno. Se avete aperto l'anno scorso, anche quest'anno ci saranno. Magari alcuni con una grafica un po' diversa, però ci saranno quelli. Quindi vedete voi. Ed niente, sono stata felice comunque di provarli e di aprirlo con voi perché mi sono divertita sicuramente. E state attenti agli sconti perché sicuramente a breve ci saranno. Per adesso il calendario l'hanno esaurito, ma tornerà sicuramente in stock perché non può essere che a ottobre sia esaurito il calendario dell'avvento. Fatemi sapere se per tutte voi, anche per chi è arrivata qui dall'ultimo, se vi ho trovato un po' di compagnia, che cosa ne pensate e se vi ispira a provarlo. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, che sarà uno spacchettamento sicuramente. O quasi sicuramente, non lo so. Al prossimo video! Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!